Doccia fredda per i commercianti teramani. Niente più cavalletti pubblicitari esposti fuori dagli esercizi della città. Sembra un controsenso la misura restrittiva prevista sì dal regolamento comunale, ma che non veniva più rispettata dal 2014. Una severità eccessiva per gli operatori del settore, quella annunciata dall'assessore ai trasporti Maurizio Verna, che ha invitato la Polizia Municipale a sanzionare con 400 euro di multa chiunque non rispetti la regola. Cavalletto pubblicitario, una piccola cosa, non importante, però insomma era già qualcosa, toglierlo crea qualche problema per voi? Beh, diciamo che in questo momento andare a vedere queste piccole cose mi sembra un po' esagerato, anche perché occupare un metro quadro di spazio al di fuori del negozio per avere un minimo di pubblicità, un minimo di visibilità, non dà fastidio a nessuno, quindi assolutamente non ha senso questa cosa. Lei aveva dei cavalletti? Un cavalletto dell'Algida che non era neanche mio, mi hanno preventivamente avvisato di toglierlo, se no mi facevano una multa di 430 euro. C'è 30 anni che ce l'avevamo, però che lo mettiamo sempre, da quando non capisco. Se l'Algida rifà i cavalletti vuol dire che si può donare, non lo so. L'assessore Verna vieta dunque i cavalletti pubblicitari in nome del decoro urbano. Installazione, sostiene l'amministratore, che deturpano il decoro artistico della città, non più permessi in alcun altro posto d'Italia. Eppure in questo momento delicato di ripresa post-Covid, il Comune di Teramo ha già concesso gratuitamente il raddoppio dell'occupazione di suolo pubblico a tutti gli esercenti della ristorazione. Piazze e stradine del centro e della periferia si sono animate con tavolini e luci. Teramo ha cambiato aspetto ed ecco che un altro problema però si delinea all'orizzonte. Di notte, tavoli e sedie vanno lasciati in strada o riposti? Non tutti gli esercizi commerciali hanno spazio sufficiente per rientrarli. Problema di difficilissima soluzione. Quali altri problemi avete adesso con i Deor? Con i Deor, vabbè, a parte l'assembramento dei primi giorni che sono andato a finire sul giornale, perché ci stavano un po' di ragazzi qua, poi mi hanno pure minacciato che dovevo rientrare i tavolini tutte le sere, come scritto nel permesso. Però per 30 anni non abbiamo mai rientrati, se li devo rientrare io non so gli altri che ce n'hanno 100 di tavolini, come vanno?